Bene, bene, bene. Siamo arrivati. Siamo arrivati. E cominciamo questa bella direttina. Allora, 5.5 Honkai Impact. Namely Palatinus Equinox e Astral Finastera, due nuove valchirie che io dovrò giocare in Elysian Realm. Quindi partono i bei cristoni. Prima roba da fare, abbassare un attimo il volume, perché secondo me è più alto di quanto sembri, di quanto debba essere. Purtroppo non sono riuscito a capire per quale motivo è così più alto. Comunque, Elysian Realm. No, ma tu sei serio? Ma tu sei serio? Anche praticamente, anche se l'avessi voluto fare benissimo, ragazzi, facciamo una bella roba. Andiamo avanti con l'open world, dai. Che devo sbloccare anche sto bellissimo obiettivo. Parliamo con Bronia, dai, veloci. Guardiamo il Moon Ring, dai. Equipaggia, Surge, minchia. Ce li ho tutti. E scusa, è questi come che li sbloccavo? Ah, tramite missioni. Parliamo a Bronia. Bello, vuoi ridere, Gianni? Ho aperto tempo di far riavviare il cellulare. Me l'aveva aperto. Praticamente arrivano le 21, non puoi più entrare nell'Elysian Realm. Spero che non sia così nella versione fissa, perché porca Eva. Ah, va Bronia? No. No. Che palle. Non lo voglio fare. Hola, GDZ, ti sei perso il fail della vita. Alle 9 bloccano il l'Elysian Realm di della beta. Scusatemi. Però io non resisto. Allora, timido, ti devo livellare velocemente. Non posso fare l'Elysian Realm. Proviamo tra un'oretta. Ciao Eles. Palle. Dai, che mi serve il triplo salto. Che palle, oh, davvero. Volevo il triplo salto. Mei senpai c'è. Lyle, tanto non ti userò, non mi rompere le palle.
Vediamo questo. Questo. La ulti. L'ho tirata su al 5. Voglio questo. Ok. Questo non lo tiro su. Questo lo tiro su. Quanti ne ho ancora? Ok, perfetto. Uno. Soltanto perché è timido. Vediamo se va. Grandioso. Non so se voi l'avete sentito. Io non l'ho sentito. Proprietà. No. Salvare. L'avete sentito? Mo. Ma che cazzo, tutti io ce li ho sti problemi. Scommetto di sapere un piccolo dettaglio. Fatemi fare una piccola prova. Lo riscatto io. Non funziona. Allora, io mo sostituisco questa roba qui. Prossima live, blurp, non l'avremo più. Prossima diretta, blurp, non ce l'avremo più. Sì, ma... Spera, la prossima diretta, blurp, se lo scoccio, cioè... Lo levo. Perché adesso dovrebbe andare. Aspetta che lo ritiro. Oh, è incredibile. Io non lo sento. Porca troia, ragazzi. Perché non me lo manda le uscite. Mannaggia lui. Mamma mia. Voice meter. È tutto cazzo. È tutto su A1. Sì, ma allora io c'ho il monitoring e non lo sento. Mi fa davvero ridere. Mi fa davvero ridere. C'è un plugin inutile. Aspettami.
Niente, è patetica la storia, fa ridere. Fa ridere, proprio. Poi lo sistemo, poi... Cioè, io non lo sento. Io non lo sento. Cioè, se io adesso sto sentendo la mia diretta. Io non lo sento. Lo ricaccio. Io adesso sto sentendo la mia diretta. Lo ricaccio. Io adesso sto sentendo la mia diretta. Lo ricaccio. Funziona, funziona. Senti, al momento lo lascio così, poi installo un'applicazione per buttarlo su un canale audio. Ma è blurp. Ti giuro, è blurp. Io ho detto, ma lo tengo. Fa schifo. Cioè, lo prendo, lo disinstallo immediatamente. Cioè... togliamolo. Dai, avanti, andiamo. Allora. Parentesi. Cosa di... A questo? Allora. Io non voglio il protagonista. Però il protagonista mi serve. Brogna, ti amo tutto quello che vuoi, ma... Ho bisogno di lei. Allora. この辺りなんだけど何か使えそうなものはないか手分けして探そう僕の発見を見てくれ. Allora, siamo nella base. No, grazie. Team tutto elementare con potenziamento elementare del fuciliere. No. No. Volevo fare questo. Lo vedi? Vedi questo? Eccolo qua. E soprattutto timido corre velocemente. No, non ce l'ha. Ed è anche a livello 1. Aia. E usiamo un po' il personaggio della beta. Sì. Che sarebbe stata l'idea se non fosse che io Lyle non ho voglia di tirarlo su. Cioè, per questa beta non voglio tirarlo su, eh. Aia. Merda. Ce la facciamo? Mica stroncato. Madonna. Ok.
Grazie. È ancora vivo. Grazie. Quasi quasi. Quasi quasi, fammi vedere un attimo una cosa, se riesco a farlo in tempo reale. Filtri. NDI fix alpha blending, ritardo del rendering, dedicated NDI output, nitidezza. Sensibilità ingresso, invece a polarità, guadagno, espansore. Audio monitor. Ok, aspetta. Lo voglio mandare su... lo mando su web. Cos'è che ho disponibile io qui? Lo mando su B. Able B. Volume link da tu. Vabbè, lo abbasso così. Fammi provare. Vabbè, quando funzionerà lo facciamo poi, lo continuiamo poi il test, dai. Ah, eccolo, dov'era? Un altro? Madonna quanti. Eccolo qua. No, combattimento. Ciao. Aia. Vai Raiden. Palataona, aio. No, no, no. Dai, ci consoliamo con uno dei migliori personaggi di tutto Honkai. Mo arriva Dengi che mi ammazza dicendo: ehi, la migliore Rita, non rompere con... Va bene, ok. Non la posso utilizzare. No. Io tiro in campo. Vabbè, ok, è rotta, cioè è vinta proprio. Ok. Sa che... l'elettro di Mei può mandare in stun elementale. Allora, fammi provare. Sì. Ah no, perché c'era il ghiaccio. No, credo che sia la combinazione solo di fuoco e ghiaccio, aio. Ah,
Allora lui si becca. No. Vediamo. No. Mei manda in stun il nemico di sua natura. Cioè quando raggiunge la barra, vedi che si scarica immediatamente. Quindi Mei da sola stunna il nemico, però non può mandare in rincoglionimento il nemico con un altro personaggio, perché si scarica immediatamente la carica elettrica. Ok, facciamo la scorciatoia, guarda. Oh, ciao. Bella come sempre. The bar, you mean that one? Minchia, Timido che è fortissima, mamma mia. E grazie mille. Main character. Allora. Oh! Ecco la novità, ragazzi. Main character. Crow. Your moon ring level is 20 now, and you've completed all daily tasks. Start your new journey of adventure tasks from here. Merda. Ok. Ok. Oh. Raga, qui si comincia. Si comincia con le robe saus proprio. Allora, innanzitutto questo mi fa schifo, però costa 17, attenzione, costa poco. Sono anche di, Raven. Questa è una bellissima roba. Raga, per sapere che cos'è che danno in realtà, perché qua vedo solo Raven, dobbiamo essere per forza in game noi. Comunque sia, sono 5, quindi io farei uno stamp. Guardate poi attentamente l'adventure level. After completing one adventure task, you can get the corresponding reward and one point of adventure exp. Obtaining adventure exp by completing adventure task to increase your adventure level. The higher the adventure level, the easier is to get better rewards. Ok. Abbiamo chicche. Il livello è 30. E Tino, qui c'è un piccolo problema. Che cosa fai? Ti bruci le daily? Perché tu comunque le daily le devi fare. Quindi domani il mio consiglio è attiva comunque Apostle Kai Odyssey 1 e facciamo per il momento Apostle Kai Odyssey 1. Poi dalla settimana Tino, non possiamo fare altro, cioè se usiamo l'activate ci blocchiamo a posto un Kai Odyssey 2 da domani. Ma se non lo usiamo, ci perdiamo una settimana.
come le TM per... No, non c'entra, Etino. Non c'entra. Cioè, qua stiamo parlando di un'altra roba. Noi sappiamo che per... che una rotazione da 3 opportunità a settimana per ottenere materiale. Noi abbiamo bisogno di materiale. 1, 2. Hai finito o non hai finito il battle pass? Comunque sia, è opportuno attivare comunque all'inizio della settimana o a Poston Kai Odyssey oppure il Sakura Samsara oppure Shixol o come cazzo si chiama, Temme. Nel frattempo da 5 siamo passati a 2. Ma non mi fa... Non mi sono fatto capire io. Intendo che Hoyoverse, oltre alle open world che apriamo lunedì, ci tiene aperto anche Apple 2 assieme per le weekly task. Credo che... allora, facciamo le 6. Nel frattempo che io baro altamente. Madonna la legnata che si è presa quella. Oh, no, non me l'ha aperto. Ma minchia la mina che gli ha tirato. Io credo che comunque sia avremo la possibilità di fare le solite daily task. No, una volta che ho fatto activate, secondo me viene bloccato automaticamente. No, aglio. Grazie, muori. E adesso proviamo. Allora questo si prende una palata. L'ho attivato io. Ho premuto su activate, l'ho attivato io. Cioè, dal livello 20 del Moon Ring noi avremo la possibilità di fare activate del... dell'open world. Io comunque mi ricordavo che Raiden attaccasse veloce ma facesse comunque un danno un pochino più alto. Merda. Aio. Mi sa che hanno aumentato, è aumentata la difficoltà. Perché questi qua ti erano sprangate. Ok, perfetto. Devo impegnarmi. Ok. Kunos non l'ho capito. Comunque mi sembra di vedere che Raiden e Fuoco Ghiaccio sono attivi, li stimola entrambi. Non lo riesco a notare. Cioè, presto attenzione a quello che hai detto.
però dovrei prestare al momento più attenzione alla barra vitale, che è irrisoria. No. Io ho notato che c'ho veramente un cazzo di vita. Merda! Ho fatto schiattare Raiden. È aumentata la difficoltà. Uscito dal tutorial è aumentata la difficoltà perché va in base al Moon Ring. E questo open world si basa anche molto su Lyle, quindi... Oh oh. Oh oh, oh oh. Levati, levati! Fai la cortesia di morire. Un piccolo problema. Sì, infatti adesso corro ai ripari e lo livello subito. Cioè, niente è da livellare. Perché mi serve quella roba che tira sugli HP. Allora, level up. Sì, sì. Ora là, il porto al 60 e ti lascio lì. Questa abilità. Questo non l'ho mai sbloccato, credo. Grazie. Allora, uno. Questi che sono? Ah vabbè, ho sbloccato delle robe che non serviranno a un cazzo. Ci divertiamo, ah. Ovviamente, come mia regola vuole, le protagoniste più il protagonista, perché il protagonista mi serve, sono tirati su di livello diverso di Lyle. Tra l'altro è di colore viola l'ampolla di Raiden. No, talenti. Facciamo una bella roba, va. Un
Non avrei voluto, ma lo faccio. Questo non ce l'abbiamo. Raiden, mi piacerebbe di... Non ci sono le immagini. Cioè, i testi li abbiamo, le immagini no. Va bene. A me non mi porto avanti con la beta. Vai. Cioè, ho fullato l'inutile uomo lì. Fullo anche questi, dai. Vabbè, ma Timido in realtà a me non serve. Cioè, queste abilità non mi servono. Timido la... Ho bisogno che mi faccia il triplo salto. Va benissimo così. Allora, scommettiamo che non ho gli HP. Ok, ce li ho gli HP. Va bene. Aspetta. Magari dopo me lo faccio il giro del ruin. No, Ed Sun. Vediamo se lo faccio volare giù. Ok, muori. No. Cioè, mi cambiava semplicemente gli output, cioè i lock-on. Domanda. E infatti mi trolla. Ok,
maglia. Bella. Bellissimo. Per uccidere uno strength credo di sapere che devo andare qua. Quindi se non si blocchi dici. Strength. Bene. Bella lì. Mamma mia. Sì, ma prima io ti uccido, eh. Muori. Bella legnata. Muori. Grazie mille. Andiamo a chiudere le daily. Ah, così proprio. No. Dimmi che posso pullare. Allora, Bronya, dove sei? Grazie mille. Ok. Nuova componente co-op. Vediamo se riesco a matchare con qualcuno. Secondo me va bene. Per favore, vediamo chi c'è. Secondo me non trovo nessuno, perché nessuno sta beta testando sta roba. Sono tutti presi a fare altro. In realtà ci avrei due persone a cui potrei chiedere, ma quelle due persone chissà se vorrebbero.
È la nuova modalità co-op questa. Il problema è che non c'è nessuno, perché tutti nella beta non stanno facendo questo. Trigger the mechanism to petrify monsters. Praticamente bisogna ammazzare tutti i nemici. E da gemme alla prima clear. E un qualcosa, questo che cazzo è? Co-op point. Mica male. Daily limit 200. Ottimo. Vabbè. Cos'è? Vabbè, andiamo qua. Eh già. Scendi per favore. Vabbè, andiamo prima nella Submerged City, va? Allora. Ah! Bene. Divertiamoci. No look evasion. Ho masterato una nuova abilità. No look evasion. Allora, tu mi devi fare un favore. Ti devi ribaltare. Non si ribalta, va bene. Muori. Poi. Ma perché quelli là servirebbe Bronya. Ciao. Complimenti. Bellissima. Bellissima. Andiamo avanti. Ah.
no, rompere. E dai. Grazie. No, cacchio. Guarda come rimangono. Va. Ma che ho fatto? Vediamo se vai di sotto. Bravissimo. Rimane di sotto, non viene accoppato. Oh, ciao. Molto più cattiva. Beh, stiamo parlando comunque della di Herschel of Thunder. Vai di sotto, grande. Ah, minchia, sta prendendo botte. Vai. Ho notato che mette le braccia sul petto timido quando schiva. Minchia, li tanco questi colpi. La strega è fastidiosa. Diciamo che sta modalità a me non è che piaccia poi tanto, comunque sia, cioè l'ho sempre fatta con un solo fine su Honkai, a posto Honkai Odyssey 1, ed era quello di ottenere quelle dannate chiavi. Non facevo manco con tanto impegno. Oh, ciao. Ripetiamo il vai. Uno, due e fregate. Madonna, guarda come va giù. Guarda. La madre.
Questo che ho appena fatto, non chiedetemi come ho fatto. Cioè ho shottato l'infermiera. Ho shottato The Hanged Man. No, te lo scordi. Vabbè, la combinazione tra questi tre è fenomenale. Chia, con che riflessi mi ha evitato? Cioè, questo prende solo badilate. Ma vai via. Aia. Non ci pensare. Aia. E muori. C'è da dire che The Hanged Man è andato giù più velocemente. Ah, ok. Lato positivo. Non credo che ci sarei riuscito. È la prima volta che ti ho fatto... Grazie mille. Hai anche tutti i PG al massimo. Questo è vero. Allora, io scommetto di un piccolo dettaglio. A te pareva. No, questo non si può fare. Allora, facciamoci un giro. Perché sono uscite le... vabbè, l'infermiera ai livelli bassi. Però comunque sì, attenzione. Il The Hanged Man è andato giù. Due piani dopo, quella cantante lirica non andava giù. Allora, Stigma, Ragna, devo metterci gli affixes. Allora, c'ho un oriented reroll? No,
Ok, allora. Apply. Ok, grazie. Apply reroll. È F plus plus plus, sì. No, è mecha! No, stavo per dire, questa era perfetta. Non ce l'ho uno per bloccarlo, vero? Non c'ho niente per bloccarlo. Rerolla. 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 Ma vai a cagare. La madonna, quell'immaginario è buonissimo. Rerolla. 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 Tuan. Allora, no. Sei. Hai dei problemi, tu. Hai dei problemi davvero. Mac type, me lo dai. Allora, Dio, virgola la Madonna. E mi devi trovare assolutamente. Ah, no, è vero che c'è anche una sight. Però c'è una sight, però mi serve il fire damage. No! Dammelo dopo l'immaginary! No, lightning no. Ragazzi, l'hanno peggiorata! L'hanno peggiorata sta roba! Ehi! Cioè, la prima volta che ho visto quelle barre cariche in quel modo. Lightning, lightning, va bene. No! Oh, kawaii, kota! No! Non mi serve il crit! No! Quello era bellissimo. Oh, kawaii, koto. Da questo dovrebbe venire fuori su Erishia, madò. 37 di attacco su Erishia, madonna. Non c'ho voglia di andare allo shop adesso. Poi ne ho 93.000. Ah no, quello era buono. No. Vabbè. Che... no, non lo puoi prendere. Non si compra quello. Ma io del Witch Corridor non... perché non credo di avere niente del Witch Corridor. Infatti ho zero. Ho zero, Witch Corridor non compro niente. Ah no, Warfare Stabilizer, però... Pure Witch Orbs. Cioè li ho. Non li dovrei avere... Minchia. No, scusami. Ma c'è un piccolo problema. Non posso convertirli. No, però ce le ho alcune valca tripla. Ah no, fu... Ah, ok.
qua era già tripla, quindi queste vanno via. Cioè, allora la Valk che non mi dovevano dare a tripla me l'hanno data a tripla. Le Valk che non mi interessavano, tipo, che ne so, una Mobius, una Chiara, una Bronia, una Mei Senpai, no, loro no, non gliene hanno potuto comunque evitare. Ma comunque sia, ma ripeto, non è che era un problema, Wow, cazzo! Cioè, wow, cazzo, ho vinto! Non mi è servita un niente! Vediamo qua... Yes! Quanti ne ho di sti robi qua? Ok, allora bloccami questo. Reroll. Ok, bene, finito. Come ti dicevo, ho già finito. Dica, qual era buono per cosa? Madonna, bellissima quella. Ma dai! No. Vai. Ho finito. Sì, ma non posso... Non posso prenderne altre. È limitato a 40 il... È limitato a 4 l'acquisto di quella roba lì. 4 versione. No! Era attacco. No, questa me la infilo su in quel posto. Sono andato in pre-fire, l'ho levato. No. No. Dai, io so coglione forte. No. Vai a cagare. Guarda che bello. Pausa rotture di scatole. No. 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 Via. Ma papere. Nep. Papere.
No, no, ce li ho già. Cioè, quelli per potenziarli ce li ho già. Ma non mi interessa niente potenziarli, in realtà, eh. No. Vai. Minchia, additional life. Raga, vi do un consiglio. Facciamoci il rush delle stats da domani stesso. Perché altrimenti finisce male. No, non mi serve. No. Alleluia. 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 Vai. Vai. Cazzo, mi hai tirato su. Senti, va benissimo così. Vabbè, andiamo a vedere. Prendiamoci quelli Fire. Se li ho. Cioè, se li posso comprare. A sto punto. Reroll devices. Prendo mecha. Ma appunto, prendo anche questi. Sono pure limitati, eh. Sono pure limitati. Refine. Minchia, che culo. Da serio. Iperrotto. Mai usato. Ma allora fatemi capire bene, solo quelli ATK fanno cagare? Prendiamo per esempio i set, che ne so, vabbè, Ugas, mi metto questi set bow affixes. Cioè, solo questo fa cagare.
addirittura. No, io Durandal non le voglio dare gli affix comunque, perché c'è una sola ragione per cui non lo voglio fare. È che nell'Elysian Realm lei è troppo forte e quindi voglio vedere fin dove arriva. Cioè, secondo me carria tutto l'Elysian Realm da sola, Palatinus e Equinox, Durandal. Sono solo congetture queste. Per quanto riguarda Rita, ho sentito di persone che comunque hanno avuto un po' di problemini e c'ho paura che comunque sia. Allora, forse domani pomeriggio faccio un'altra live sempre in italiano e la faccio sulle Elysian Realm, che non posso ancora accedervi, quindi mi hanno spento. Ce l'ho? Sì che ce l'ho. Allora ci divertiamo. Tu sei Imaginary, vero? Ci divertiamo, sì. Chi è che ha fatto questo? No. Perché? Allora. Andiamo così. False God. Ma che bella sta arena. Beh, una rotazione piuttosto semplice. Adesso vediamo se lui stesse fermo. Poi vai di... allora, prima fai un evasion con lancia, poi con lei entri in QTE. Attiva dell'arma e non puoi usare. Non ho la cacchio di roba. Già lo fucile. Dai, voglio qualcosa di più difficile. Sì, sostanzialmente è simile, cambiano solo le combo che esegui in ordine. Allora, per mostrarti, poi mi sembra anche che te l'avevo già detto, però andiamo in DPS check. E andiamo a vedere come si utilizza Durandal. Allora, Durandal è una valchiria che ha due modalità, come ho scritto all'interno della mia guida. Ha la modalità Knight e la modalità Guardian. Adesso io sono in modalità Knight. Modalità Knight consente con la Midnight Ateigina e
la sua versione non pre, di fare in modalità night un blaster. Dopodiché abbiamo questa combo da 4, quindi 1, 2, 3 e 4. Allora, 1, 2, 3. È una combo da 3. Noi adesso abbiamo la barra carica, però se non ce l'avessimo, fare questo, colpire un nemico, ci carica istantaneamente la barra sotto e fa entrare in time fracture, perché questo è un parry. Un shield bash è il parry. Entrando in, caricando istantaneamente la barra sotto, fai questo e quando lampeggia l'attiva dell'arma esegui un joint attack solo con l'arma equipaggiata, la Midnight Ateigina. Altre armi quel joint blast non lo fanno. Quindi ricapitolando, barra carica, colpo caricato, quando lampeggia l'attiva dell'arma fa il joint blast. La seconda modalità è la modalità Guardian e si usa premendo il tasto ulti. Tappi dal tasto ultimate e lei comincia ad asciare a cavallo. E abbiamo già la barra carica. Fammi fare un... Ah vabbè, è perennemente carica. Piccolo dettaglio, se noi siamo... Allora, se noi scendiamo da cavallo facciamo automaticamente lo shield bash che ci regala un colpo caricato. Se noi siamo da knight e vogliamo passare a guardian, abbiamo lo stesso bonus, quindi passiamo a guardian e comunque sia c'è la possibilità di fare un attacco caricato. In modalità cavallo abbiamo 1 e 3. 1, 2, 3, 4. Eccolo là. Dopodiché abbiamo la presa, che solo a cavallo si può fare con la Midnight Ateigina. E abbiamo anche qui una evasion. E se premi sul movimento e lasci andare, puoi eseguire un dash. Altrimenti fai solo la evasion. Se lo fai in avanti, lo devi fare verso l'indietro. L'indietro del tag, magari. Non me lo fa, vabbè. Perché devo taggare probabilmente il nemico. Senti? Se tagli il nemico viene facile. Ultim... vabbè, grabbing. Questa roba qui non ha riposte. Se io invece prendo e tengo premuto il tasto ultimate, lei sale, lei a cavallo comincia ad asciare contro il nemico con la lancia. Il fatto è che se io... Si è visto che mi ha fatto l'attacco caricato, facciamogli una bella rotation. Se io salgo su a cavallo, lei comincia a rannare, ma non rimane a cavallo, scende. Se io invece salgo su a cavallo, magari vado un attimo a resettarmi i punti esperienza, perché altrimenti qua finisce male. Non ho già più SP. A cavallo fa galoppare direttamente il cavallo per poi rimanere sopra il cavallo e passa oltre il nemico. Quindi è tutta abbastanza facile da utilizzare. Unico dettaglio, è molto 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 epocale da utilizzare, lei.
Io mi sa che vado a picchiare un piccolo tonotype. Un piccolo tonotype mi vado a picchiare. Facciamo così, lo vado a picchiare con Spinastera. Lo picchiamo con Spinastera questo qua, dai. Chi era l'elfo che potenziava i danni fuoco? Shirin, vero? La 2 stage la fight di 8 abisso. Ocio. Porca puttana, questa vuole essere tirata su level up. Vai su. Skills. Ah, ok. Mi fa il favore di non farmi overlivellare un elfo gacha. Sì, ma almeno questo non farmelo overlivellare, no? Non farmelo di... Mio Dio. Ok, minchia. Ho overlivellato praticamente tutto. Ah, grazie, eh. Via. Andiamo. E là. Minchia, questa è una goduria, eh? Non sto facendo danno naturalmente, perché sta fight si suppone tu la debba fare magari con... con Palatinus Equinox. Cambio di idea. Questo non è una boss fight per Spinastera. Esci, non è una boss fight per Spina. Andiamo con i pezzi da 90. A parte il fatto che sono in... C'ho un piccolo problema io. C'ho forse un grosso piccolo problema. E Tino, già tu lo sai qual è il mio problema. Sono in una difficoltà che non mi consente di avere Valkyrie buildate poco bene. E a me? Sì, l'ho notato che c'ho l'elfo sbagliato. Madonna, le pizze che tira. Ostia. Aspetta che la sciocco. Questa la sciocco. Olè.
Bellissima. Vai, 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 vai. Vai, questo devo... Sì, praticamente... No, sì, Raven... Raven se rossa, sciotta. Durandal passa oltre invece allo scudo del core. Madonna, oh. Ciao Gianni. Madonna, non piglia danno. Madonna. No, perché sono... Madonna mia. Fastidioso. Poi senza affix con il Red Lotus è qualcosa di ancora più fastidioso. Lasciamo stare. Sì, però prima comunque sia devo abbassargliela. È una rotazione, gliela devo fare con lo scudo giù. Con lo scudo su. Il problema è che con lo scudo su non piglia un cazzo di danno. Quindi, grazie mille. Questo continua ad essere bloccato e io... Che barra c'era? 1, 2... Non so se hai notato, ma continuava da attaccare il nostro caro Otto. Per una sola ragione. Dove cavolo, eh? Non ho cambiato il lock-on. E ne lo voglio cambiare. Minchia, io vorrei pa... C'è...
Che è che c'è qui da, da fare che vorrei divertirmi? Minchia. Allora, io dico, porco il demonio, ma perché? No, no, ecco, forse lui. Mamma, questo qui, c'è un arciere vero, minchia, questo è ovvio. Io lo so che mi voglio male. Io lo so che mi voglio male. Io lo so che mi voglio male. Bene. Ok. Minchia, sto prendendo sberle dall'Hersher della Hersher of Dominance. Diamo, shardiamo un attimo un po' di danno sulla sua barra. Ecco, vedi GD cosa ti dice, gli dicevo. Non so se si nota, ma la barra è calata un pochino. No, lento! E muori, cacchio. Questa... Qui sono stato io una merda. Mi sono incrociato con i comandi a manetta. Non c'è uno che li ha fatti... Che voi hai di farteli tutti i boss dell'Abyss, eh? Soprattutto... Mi fa ridere che non ci sono boss. Cioè c'è solo un boss debole al fuoco. Però è bio. Ah no, è mecha. Durandal po'. La live la finiamo così.
これがキャラ育成の楽しみです。目に見えてステータスが上がる。これがキャラ育成の楽しみです。目に見えてステータスが上がる。これがキャラ育成の楽しみです。Meno uno. Meno due. Brogna non conta. Brogna non conta, diciamo. Serve Axor Bunny. Questo me lo voglio levare come bio. Vieni qua. No. Ok. Vengo qua. Bella lì. Io voglio fare le robe porche. Sbloccamelo. Vai. Minchia, che bella merda questo. Mica bellissimo. Allora, tutte le skill maxate, perfetto. Poi Axor, vieni qua. Vieni qui. Fuhua, tu rimani lì come sei, va tanto. Anzi no, Fuhua io la posso anche sbloccare, tanto Fuhua non mi serve più, mi serve soltanto... Dove cazzo sei? Vieni qua. Tu non mi servi più, quindi... Perfetto. Solo una. Watashi desu ka? Brony? Chi è che tira sul ghiaccio? Tutte maxate, perfetto. Sì, ma dammela. Vai. Vi racconto dopo che cazzo succederà, perché qua finisce già male. Qua adesso finisce male. Io lo voglio fare. Io lo voglio fare. Ma vaffanculo. Cioè, ho fatto tutto, mi sono dimenticato di Brony. Mi sono dimenticato di Brony. Aspetta un attimo. Mica addirittura evolve.
Nozomu mamani. Minchia, finisce male. La mia vendetta. La mia vendetta contro il pezzo di Emmental. Tutte le schizze adesso mi sblocco. Tutte. Tipo. Tutte me le sblocco. Tutte. Tutte le skill si sbloccheranno adesso, minchia. Per un solo obiettivo. Fucilare quel pezzo di merda. No. Via. Ok, perfetto. Etino, hai capito che cosa che voglio fare? Qual è? Non me ne frega niente. Lo tiro giù. Adesso muori. Guarda. Pensavi, eh? Guarda quanto dura la barriera. Cosa vuoi fare? Ma... Cosa vuoi fare? Zemmez modo! Vediti! A quanto pare ti sei reso fluido, eh? È furbo lui. Furbissimo! No cazzo! Guarda che bello. Prende soltanto ceffoni. Muori. Fammi il favore. Godopoli. Non me ne frega niente, ma questa la volevo fare. Questa da tempo che la volevo fare. Non me ne frega niente se era debole all'elettro. Però appena visto che c'era Nihilus, ho detto deve pagare per tutte le volte che mi ha fatto soffrire. Tra l'altro ci sono due Nihilus uguali. Solo che questo è il Nihilus col countdown, questo è Nihilus senza countdown. Come va però? Ok. Vabbè, nulla. Quindi, che cosa possiamo dire se non grazie ragazzi per aver visto questa diretta e di aver continuato a
assistere alla mia serie di fail e cagate varie. Quindi se volete supportare il mio canale, premete il tasto follow per non perdere le mie prossime live. E ci vediamo probabilmente domani con un'altra live sulla beta di Honkai. La farò di pomeriggio, almeno così abbiamo la certezza di poter fare le Legion Realm e ci divertiremo. Quindi io vi auguro buonanotte e ci vediamo alla prossima live. Grazie a tutti di aver visto la live. Buonanotte.